siamo fermati allo stand della Brita per bere un bicchiere d'acqua e dissetarci, perché meglio che qui francamente non poteva andare, e abbiamo chiesto a Enrico Metti che cosa presenta la Brita quest'anno in questa edizione 2014 di Venditalia. Ha iniziato a spiegarmelo e ho detto: fermati, accendiamo la telecamera, accendiamo il microfono, dille in diretta con la massima trasparenza e genuinità, esattamente come l'acqua che viene microfiltrata attraverso i vostri filtri, in 300 secondi. Cerca di essere quanto più succinto possibile per riuscire a dire esattamente che cosa c'è di nuovo per Brita. Tante cose. Sei sempre fantastico, Fabio, potrei assumerti come venditore. Beh, partiamo dalla prima novità. Vedete qui esposta una macchina accanto su cui abbiamo installato... Aspetta, mi sposto da quest'altra parte così la camera può riprenderla. Su cui troviamo installato il nuovo filtro Purity Finest C500 che abbiamo mutuato dalla nostra esperienza nel mondo Horeca. Un filtro che ha come peculiarità il trattamento della durezza totale, e che in questo modo riesce a risolvere alcune problematiche specifiche che si erano riscontrate su questa apparecchiatura per i nostri operatori, ma soprattutto consente di ottenere un'eccezionale resistenza del prodotto, come potrò avere magari in altra occasione di mostrarti. Dopodiché possiamo presentare tutta la linea di apparecchiature lavazza che vedremo anche successivamente esposte nello stand. Sì, la vediamo alla fine del nostro giro, perché ora, amici, noi andremo a fare un intero giro per lo stand della Brita. Intanto qui c'è un primo modello di quello che sarà poi il filtro con cui concluderemo l'intervista. E allora passa da quest'altra parte, mostraci tutte quelle che sono le altre novità, che mi hai detto sono davvero tante. Le altre novità che presentiamo in occasione del settore sono un nuovo modello di testata, un modello di testata variabile che integra una valvola di risciacquo a scatto, in modo tale che l'operatore non debba perdere tempo nella pressione per caricare il filtro. Abbiamo un nuovo filtro a carboni granulari che è adatto sia per acque dolci, per l'eliminazione di tutto il contenuto di cloro, sia per l'installazione su apparecchiature per il trattamento dell'acqua, per acqua fredda e per acqua gassata. Ricordiamo nel frattempo che qui su, ovvero su ogni filtro della Brita, voi trovate un codice QR code. Questo codice a cosa serve? Serve a essere letto e rimandare poi, attraverso la lettura di questo codice, a un sistema di gestione per andare a disciplinare i tempi di sostituzione del filtro, per avere la giusta durata all'interno dei distributori e non eccedere, magari avendo delle brutte sorprese in termini di sapore dell'acqua. Ne avremmo dovuto parlare nel corso di Host, dove loro hanno presentato un'app che si occupa proprio di questo tipo di gestione, e non siamo riusciti per tempo a farlo. Beh, abbiamo recuperato Enrico e così abbiamo assolto anche a questa missione. Se me lo consenti, rimando tutti gli interessati al nostro sito, da cui potranno ricavare tutte le informazioni a riguardo e scaricare anche l'app di cui hai parlato in maniera eccellente. Non sarei stato capace di fare altrettanto. Tu mi assumerai, io lo so che lui mi assumerà prima o poi. E allora Enrico, passiamo da quest'altra parte. Questa è una colonnina che mentre bevevo io osservavo e ti ho detto che cos'è. E allora spiegalo a loro. È un prodotto molto interessante. Si tratta di una colonnina refrigerata realizzata da un'azienda con cui abbiamo appena avviato una collaborazione commerciale, Asset SRL. Questa è una colonnina che ci consente innanzitutto di offrire a tutti i visitatori della fiera in erogazione gratuita la nostra magnifica acqua filtrata, e che consente la preparazione tanto di bicchieri di acqua gassata, fredda, temperatura ambiente e liscia, tanto la preparazione di bottiglie. La stessa azienda realizza anche modelli, ad esempio esposti sull'altro lato del nostro stand, che possono essere impiegati sia in ambito domestico sia nell'ambito della ristorazione. E come vedete, ovviamente installa filtri a carboni attivi Brita.
Asset, non dimentichiamolo, è un'azienda italiana che sviluppa e realizza tecnologia made in Italy. Noi non dobbiamo dimenticare, amici, che abbiamo delle eccellenze tutte italiane assolutamente uniche e che ci invidiano in tutto il pianeta. Non a caso sono tantissime le persone che si collegano ai nostri siti e che provengono, notiamo, da ogni parte del mondo, perché desiderano avere maggiori informazioni relativamente ai prodotti e al settore della distribuzione automatica made in Italy, proprio perché noi siamo al centro di questo pianeta vending. Enrico, allora vieni qui, che cos'altro presentate? Tu prima mi hai parlato della Brocca e della nuova campagna pubblicitaria di cui vendingnews.it qualche mese fa ha preannunciato in assoluta anteprima. Esatto, i visitatori della Fiera di Milano avranno avuto modo, credo, in molti casi anche di ammirare la nuova campagna di affissione che ha riguardato Milano e Roma, sia nelle stazioni della metropolitana sia in tutte le pensiline dei bus. Una campagna di affissione che viene riprodotta in questo totem, che riprende anche una campagna promozionale che consente ai nostri clienti di scaricare sempre attraverso un'app e un QR code un coupon che può essere redento poi con l'acquisto di prodotti Brita che potrebbero essere ad esempio queste nuove magnifiche carafe della linea Maveglia. Allora, avviciniamoci, io chiedo scusa, ma ecco qui, le vediamo un po' squadrate, molto colorate, molto accese, una linea di design che caratterizza questa nostra nuova gamma di prodotti di recente introdotta sul mercato. Beh, io spezzo una lancia per spiegare anche che cos'è questo affarino qui. Questo, una volta inserito il filtro e fatta passare la prima acqua ben due volte al primo passaggio, va premuto e indica il numero di giorni dopo cui bisogna sostituire il filtro, e con questo questo va nel mio curriculum, poi mi assumi. È già fatto Fabio, l'hai dimostrato ampiamente. Con Enrico ci conosciamo da un po' di anni, c'è sempre grandissimo feeling e devo dire insomma, lui è sempre un po' meravigliato perché dice: ma come fai a conoscere tante cose sui nostri filtri? In realtà io sono al centro del mondo del vending e memorizzo tutto quello che riguarda i prodotti di tutte le aziende che fanno parte della filiera. Voi fate parte ovviamente e in grande stile della filiera della distribuzione automatica. Credo sia più che giusto che resti sempre aggiornato sui vostri prodotti affinché possa poi divulgarne attraverso Vending TV, attraverso il sito vendingnews.it, attraverso la rivista cartacea Vending News e naturalmente la Vending Newsletter che viene spedita ogni settimana a 44.000 indirizzi in tutto il mondo. Enrico, prima di salutare presentiamo allora il prodotto con cui abbiamo aperto prima. Abbiamo approfittato per un'esposizione di una serie di apparecchiature lavazza che, come molti dei nostri clienti già sanno, hanno la tanica già predisposta per ospitare lo speciale filtro acqua aroma crema, un filtro esclusivo per l'unico che nel settore consente una regolazione fine del trattamento dell'acqua in funzione del grado di durezza dell'acqua di rete della zona. Quindi è variabile? È variabile, esattamente, e consente una protezione eccellente della macchina in qualsiasi condizione di utilizzo, adattando poi con la regolazione del filtro anche l'acqua alla realizzazione ottimale della bevanda, del caffè, in modo tale da poter apprezzare sempre al meglio la qualità dei prodotti lavati e di tutte le altre apparecchiature che possono preinstallarlo. Breve ed esauriente, Enrico Metti, sei stato bravissimo e naturalmente cortesissimo per averci ospitato negli ultimi 10 minuti in questa breve intervista che va a spiegare quello che avete presentato all'interno di Venditalia 2014. Per te alcuni secondi per salutare gli amici di vendingtv.it. Grazie Fabio,
Un saluto a tutti gli amici del mondo del vending e arrivederci alla prossima. Grazie, e noi nel frattempo continuiamo in questo trotterellare da uno stand all'altro per documentarvi tutte le novità presentate in questa Venditalia 2014. Fabio Russo per VendingTV.it insieme a Enrico Metti qui allo stand della Brita.